Occhio a Simon. Eccomi qua, ciao Marina. Ciao. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao. Sì, eh? Martello e chiodi. Sì, infatti oggi voglio presentare. Non so come ti ha parlato di me Lorenzo, effettivamente, Marina. Se ti ha detto che. Se ti ha parlato bene, se ti ha parlato male. Mi ha parlato bene, perché io non ti ho mai visto dal vivo, è così vicino soprattutto. Bene, bene, oggi io faccio un sacco di cose col pensiero, ok? Oggi però, non, almeno per adesso, non andrò a leggere il pensiero di nessuno. Andrò a fare sia un esperimento che ha a che vedere con la mente, però con la mia di mente, ok? Come effettivamente sia la mente e il cervello a comandare il proprio corpo. E voglio darne prova oggi con un esperimento un po' interessante. Qui con me ho una busta con dei chiodi. Eccoli qua. E voglio darne un po' a ciascuno in modo tale che possiate esaminarli, per cui ne darei un paio. Due a me, a Gianni, ecco a te, e un paio anche a Marina, in modo tale che si possano esaminare. Io qui ne lascio un altro. Non si venga a dire che qui non si batte un chiodo. Infatti, è una metafora che voleva proprio dire questo. Un applauso. No, 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 ok. Sono chiodi reali, genuini, ok? Sì. Me ne date uno che servirà per l'esperimento. Quello che volete? Questo. Questo qua. E gli altri li potete appoggiare comunque dopo l'esperimento. Dopo appoggeremo. Tengo bene. Qui con me ho un chiodo, vero, genuino, e ho un martello. Vero, genuino. Intanto, prima di incominciare a fare questo esperimento, voglio dire questo. Quello che state per vedere non è da imitare, assolutamente. Anche perché la trasmissione immagino sia seguita anche da bambini. Noi possiamo anche chiudere gli occhi perché... No, non chiudete gli occhi, vi perdereste un bello spettacolo. No, comunque una cosa importante è che effettivamente questo esperimento non va assolutamente imitato. Io lo faccio perché lo so fare, ma per tutti i ragazzini che ci seguono non fatelo perché io lo so fare e lo faccio. Voi se lo fate non finisco la frase. Okay? Per cui la mente comanda il corpo. Vado? No, scherzavo. Vabbè, no, dai. No, non potevo essere così. Guarda, Marina. Ho paura. Ah, ecco. La mente comanda il corpo, giusto? Giusto, Marina? Sì. È un po' difficile parlarti così. Voglio mostrare effettivamente a tutti quanti che effettivamente il chiodo all'interno. Voglio mostrare anche in camera. Ma sì, la mente comanda il corpo, come in questo caso. E adesso però mi serve qualcuno, non Marina. C'è Alessandro. Alessandro, puoi venire qua? Vieni. Io. Un applauso. Bravo, Alessandro. Metti le mani così. Ok? Io adesso io mi sposto, tu rimani fermo, ok? Prendi il chiodo. Senti che è all'interno? Sì, okay, figata, vai. Mamma mia. Problemi di sinusi. Sì. Qui ho anche una bustina più piccola, ok? Perché a me piace sempre dare un piccolo regalo alle persone dopo che faccio i miei piccoli esperimenti. Indovina chi ce l'ha. Per cui questo è per te, Alessandro. Un mucchio di feticci a casa tua ormai.
E questo era un esperimento a dimostrare come effettivamente tutto parte dal cervello. Un forato dietro. Come tutto parte dal cervello, ed è il nostro cervello che effettivamente comanda il nostro corpo. Mi raccomando, non imitatemi. Grandissimo. Grazie.